un organismo centrale per la prevenzione e il contrasto al riciclaggio di denaro. A chiederlo a gran voce sono alcuni tra i principali stati dell'Unione Europea, convinti, dopo una serie di scandali nelle banche del blocco, che l'istituzione di un organismo centrale di vigilanza sia una misura necessaria e non più rimandabile. In una dichiarazione congiunta, Germania, Francia, Italia, Spagna, Paesi Bassi e Lettonia sostengono la necessità per i 28 paesi dell'Unione di una centrale di supervisione che subentri ai singoli stati per contrastare il flusso di denaro sporco che viene regolarmente immesso nel sistema finanziario europeo.